fare un allenamento insieme a voi. Diciamo, sono molto appassionata di fitness, altro è una cosa rilassante, divertente e energica. Ci siamo? Vogliamo andare avanti? Mettiamo la musica un po' più alta. Ah. Io mi abbasso un po' di più. Ok. Stretching è la parte fondamentale per allenamento, così non ci rischiamo di farsi male. Ok, così ci giriamo. Mettiamo le mani a terra. Uno, due, tre, quattro. Ah, bene, così apriamo bene anche le braccia. Respiriamo nel frattempo e sorridiamo, che fa bene. Fa benissimo sorridere. Eccoci qua. 3, 4, 5, 6. Sì, continuo in russo. Будем разговаривать на русском языке. Я продолжаю с растяжкой. Таким образом у нас ноги будут более легкими. Eccoci qua, le abbiamo chiuse, sciogliamo, 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 sciogliamo. Incrociamo qua le mani, facciamo così, anche le scapole. Allora, io direi, cominciamo con squat, perché squat fa rafforzare le gambe e fa alzare i glutei, che non è male, eh? Andiamo. Ovviamente ognuno segue, io faccio uno squat un po' più profondo, cerchiamo di mantenere le gambe a 90 gradi, cioè nel senso così non vanno troppo in sforzo ginocchia. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, 8, 9, 10, 11, 12. Un giro, rilassiamo, rilassiamo sempre le gambe. Ok, affondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 è il numero perfetto. Sciogliamo. Ok. Facciamo altri affondi. Cerchiamo di incrociare le gambe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Come si dice a Napoli, a mischia Francesca. Facciamo mischiare le lingue. Ancora, 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 ho superato 12, però andiamo ancora avanti. Va bene per le gambe. Facciamo lavorare queste gambe e facciamo alzare i glutei. Allora, vi dico una cosa, a me piace molto anche ballare mentre mi alleno, per quello appena ci stanchiamo un po', ci mettiamo a rilassare un po', saltando, ballando. Adesso la musica si alza e noi balliamo un po'. Certo, la musica non è il massimo, però va bene lo stesso. Volevo ballare, ma non mi ha caricato in modo giusto. Cominciamo a sciogliere. Cerchiamo anche di respirare. Respiro. Ok.
qua musica sale. Dobbiamo salire anche noi. Come ci saliamo? Invece non saliamo, ma scendiamo. Uno, due, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici e dvanaest, twelve. Ci siamo. Adesso facciamo gli stessi appunti, però li facciamo avanti con dei pesetti. Proviamo a fare così. Uno, è un po' pesante, uno con, uno senza. Così lavorano sia le braccia, sia le gambe, sia l'addome. Saltello. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ci siamo, sciogliamo, sciogliamo sempre. Calcio, uno, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, одиннадцать, двенадцать, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Шагаем. Allora, abbassiamo, così. 1, 2, 3, 4, 5. Stanno arrivando delle domande per te, Giulia. Ah, sì? Ti chiedono se sei russa. Chi lo chiede? Lo chiedo in che lingua? Lo chiedono in italiano? Sì, in italiano, Chianderli, uno che si chiama Chianderli, non so come si... Passiamo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Facciamo così. 1, 2, 3, 4. Velocizziamo. Andiamo. Uno, due,
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Motivo ci sarà. Allora, ci abbassiamo così. Uno, due, tre, quattro, cinque. Neve, ho detto neve, non era nove, era la neve, voglia della neve. 10, 15, 16, 17. Adesso facciamo, allora, se non riusciamo a alzare i pesetti, semplicemente facciamo così, se no invece facciamo così, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chi non c'ha i pesetti fa semplicemente questo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mettiamo carponi. Siamo con la schiena. Facciamo più semplificati, che è così. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. Questo è un esercizio più semplice, però facciamo sempre lavorare glutei, le gambe e addominali. Perché sembra strano, ma addominali lavorano, perché vanno comunque in sforzo qua. E le gambe le dobbiamo far lavorare di più. Десять, одиннадцать, двенадцать. Стягиваем. Стягиваем la schiena, le gambe, rilassiamo le cosce. Andiamo. Один, два. Abbiamo cambiato la gamba. Три, четыре, пять, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. Alziamoci. Saltiamo. Sì. Bossi. David. Desit. Adinazit. Vinazit. Yuhu! Ah!
Peccato che la musica non mi carica in modo giusto proprio per fare anche un po' di dancing, però va bene, chiudiamoci un occhio. Ma lo sai che per allenarsi è sufficiente anche 20 minuti, ma fatti belli concentrati? Se tu le fai 5 volte a settimana, 20 minuti fatti bene, non parlando, come insomma spieghiamo anche, io sto parlando adesso molto, comunque diventano molto produttive. E poi ricordiamoci, comunque sono una signora di una certa età. È la verità, poi sai, l'età avanzano, i figli crescono, io tra l'altro ho 2 figli. Hai un corpo di una vita. Tu hai voglia di stare bene, di divertirsi. Intanto io continuo a lavorare i muscoli della braccia. Tricipiti? Tricipiti, sì. Si chiamano così? Sì, vabbè, ce le insegni tu. Ok, abbassiamo. Cerchiamo di toccare terra. Flessibilità. Più siamo flessibili, più il nostro corpo lavora meglio. Perché non dobbiamo acquisire solo muscolatura, ma soprattutto flessibilità. Allora, guardate che cosa ho portato. Vedete questo? Queste servono per lucidare parquet, ce l'abbiamo qua parquet, ma non lo lucidiamo. Vabbè, in parte sì. Lavoriamo un pochino. Questa è una cosa che mi diverte moltissimo. Lavoriamo? Lucidiamo parquet. Ecco qua. E tra l'altro addominale stanno facendo un lavoro straordinario. Muscolo gelata e press работает очень-очень хорошо. Soprattutto addominali e laterali, quando esce la spaccatura della famosa tartaruga, questo è proprio l'esercizio che la fa uscire alla grande. Ma è faticosissimo. 1 Qua lavorano questa parte qua e questa parte qua. E poi ovviamente flessibilità, no? Anche balance. Sembra facile, ma non lo è per niente. Li facciamo anche con un'altra gamba che abbiamo lavorato poco. Cerchiamo di non perdere l'equilibrio. Che bello. Sciogliamoci la schiena. Uno, due, tre, quattro. Pronti? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Qua c'è un lavoro molto intenso. Non parlo, mi concentro sull'esercizio. Sciogliamo. Sciogliamo. Oh.
abbandono. Abbandono. Facciamo ancora un po' di fondi. Io mischio spesso gli esercizi, non faccio serie da 2, da 3, da 1, a volte le ripeto dopo diversi esercizi, così diventa sia divertente, non noioso, sia produttivo. Incroci. Questo esercizio qua, se non riuscite, se avete qualcosa da mantenere, una sedia a casa, un tavolo, lo mantenete così e fate alzare questa bella gamba, queste cosce e questi glutei sempre più su. Io invece apro le gambe, le braccia, una rosca mia secchietta, una zavezza, l'astecica, si chiama, in russo non mi viene la parola, non usignolo, quale, comunque un uccellino che vola, e questo è un esercizio anche della ginnastica, fatto di equilibrio e anche di lavoro sui muscoli, sulle gambe, sempre sulle glutei, non lo so, a me piace lavorare questa parte bassa perché è una parte dove noi donne abbiamo più problemi, voi uomini avete la pancia e noi abbiamo le gambe. Modifichiamo un po' l'esercizio, facciamo così e non abbiamo bisogno di nessun attrezzo, abbassiamo, lavora sia questa parte della gamba sia ovviamente questa, è un esercizio molto complesso e anche di equilibrio, che ripeto l'equilibrio è molto molto importante. Cambiamo. Одиннадцать, двенадцать, thirteen, fourteen, vabbè, something to say in English, 16, 18, 19, 20, ok, simple squat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Flessione. Saltello. Flessione. Saltello. Flessione. Saltello. Flessione. Saltello, flessione, saltello, flessione, saltello, e non perdiamo il sorriso, eh? Ok, ok, e facciamo un esercizio semplice di addominale. Ovviamente io adesso ho questo pesetto da 4 kg, si può fare anche senza niente così. Il mio pesetto, perché ovviamente sono abituata a lavorare con il pesetto, torniamo, facciamo un esercizio semplice, così che si vede un po' meglio, si vede meglio, sì, sì. Così.
sciogliamo un po'. Facciamo un po' di plank, che plank fa lavorare moltissimo la fascia addominale. Un semplice plank. Ancora un po', resistiamo. Sciogliamo, facciamo così, facciamo il gattino. Il gattino che fa le fusa, fa così, inarca la schiena e poi oh, si rilassa. Ultimo esercizio è questo qua, che lavora la parte addominale, braccia, le gambe, flessibilità, lavora un po' impegnate tutte le parti del corpo a lavorare. Di nuovo sciogliamo la schiena, è importante non fare troppo affaticamento sulla schiena. La schiena dobbiamo ricordare sempre, farla rilassare. Il movimento circolare, sia con il corpo, sia con la testa. Siamo arrivati quasi alla fine. Io sono stanca, non so voi, ma io mi sento stanca. Adesso facciamo lo stretching. Le braccia. Facciamo anche sciogliere il collo. Sciogliere il collo, sento proprio quel dolore piacevole che dice stai arrivando alla fine. Scioglie la schiena, si sciolgono le gambe, ecco, teniamo così. Andiamo giù. Ah, che meraviglia. Uno. Due. Tre. Facciamo tutto piano piano, così il corpo rallenta, rientra nel suo lavoro normale. Piano, stringiamo le gambe.
Rilassiamo. Facciamo sciogliere ancora le gambe. Se avete un appoggio, appoggiatevi. Riempiamoci di energia e la scarichiamo. Ancora. Ricarichiamoci. Sciogliamo. Ultima volta. Alziamoci. Su, 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 su. Sciolto. Ok. Io direi, come si dice, in teatro. Grazie. Abbiamo finito il nostro allenamento. Spero che vi è piaciuto, a me è piaciuto, sono stata bene con voi, grazie Flavia, grazie a Fotema Live. Grazie a te. Sono divertita, insomma vi mando un grande bacio, vi raccomando commentate, scrivetevi commenti che cosa è piaciuto e cosa non è piaciuto e ci vediamo alla prossima volta, vi auguro una buona giornata, sorridete e godete la vita perché la vita è meravigliosa, ciao.